Buongiorno a tutti dalla libreria Mondadori di Alessandria. Oggi sono qui per parlarvi di un libro che ritengo un libro straordinario, scritto da quello che secondo me, l'opinione personale, è il miglior autore italiano attualmente in circolazione di romanzi, il nome è famoso, il nome dell'autore è Nicola La Gioia e il titolo del libro di cui voglio parlare è La città dei vivi. Nicola La Gioia già nel 2015 ha vinto il premio Strega con un altro libro bellissimo, La Ferocia, ed è il presidente del Salone Internazionale del Libro di Torino. Questo, La città dei vivi, è un libro uscito a fine 2020. Peraltro noi alla libreria Mondadori di Alessandria abbiamo un ampio raggio dedicato al catalogo Mondolibri Euroclub, dedicato ai soci di Euroclub di Mondolibri, è presente questo libro a un prezzo ridotto e lo dico a vantaggio dei soci di Mondolibri che si fossero fatti sfuggire questo libro. Questo è un libro straordinario che assolutamente vi consiglio. Dunque, che tipo di libro è La città dei vivi? È un libro che fa parte di una categoria che con un brutto nome è denominata no fiction, ossia non un'opera di fantasia, ma un libro che ricostruisce una storia vera. In questo caso il libro ripercorre un caso di cronaca nera molto famoso, l'omicidio avvenuto nel 2016 di un ragazzo a Roma. Il ragazzo si chiamava Luca Varani e i suoi assassini Manuel Foffo e Marco Prato. Attualmente Marco Prato purtroppo si è suicidato in carcere. Manuel Foffo sta scontando una condanna a 30 anni. Dunque, la ricostruzione è una storia vera, non un libro dedicato agli appassionati del crimine, ma un libro, un romanzo a tutti gli effetti, perché insomma, l'autore ricostruisce tutto quello che fu il mondo legato a questo crimine, ma lo fa con la lente della letteratura, non un resoconto giornalistico, non una ricostruzione giudiziaria, tutte cose che l'autore utilizza, ma a tutti gli effetti questo è un libro di narrativa, ossia l'autore usa un'indagine introspettiva scendendo a ricostruire il carattere, l'anima dei diversi personaggi, quindi sostanzialmente di tutti e tre, sia di Luca Varani che fu ucciso, sia dei due uccisori, Manuel Foffo e Marco Prato, e ricostruisce le loro personalità, e ricostruisce l'ambiente in cui ciascuno di loro viveva, ricostruisce anche le persone che intorno a loro orbitavano. Quindi un romanzo corale, un romanzo corale a tutti gli effetti. E lo fa utilizzando una tecnica narrativa veramente spettacolare, perché c'è il piano della ricostruzione di questo omicidio, no? Che avvenne a Roma nel 2016. E fu un omicidio che fu molto seguito dai giornali, dalle televisioni, ed ebbe un'ampia risonanza, ovviamente. Ebbe un'ampia risonanza per alcune caratteristiche. Intanto per la estrema brutalità del meccanismo proprio dell'uccisione di Luca Varani, che soffrì anche moltissimo. Poi perché i due uccisori non erano due delinquenti, ma venivano fuori dalla società civile, due persone, diciamo, in cui ci si poteva in qualche modo riconoscere, due persone normali. Marco Prato apparteneva alla medio-alta borghesia romana, Manuel Foffo era il figlio di un ristoratore anche abbastanza importante. Quindi non due delinquenti. Poi perché i due assassini non avevano nessun motivo per uccidere Luca Varani e quindi la mancanza di un movente fece parlare di loro come due mostri.
proprio perché ci si scontrò in questo caso con una sorta di incomprensibilità assoluta, non si riusciva a dar ragione di questo tipo di uccisione, di questo tipo di delitto. E questo è il piano narrativo principale, no? Che c'è nel libro, che, a cui l'autore ovviamente dedica amplissimo spazio. Nicola La Gioia ricostruì questo caso attraverso un'indagine molto analitica che durò degli anni. Ma ci sono anche altri piani narrativi all'interno del libro che si intersecano sul piano principale. Intanto il piano autobiografico, perché Nicola La Gioia racconta come si interessò al caso, tutte le tappe che fece per avvicinare gli eventi e anche i protagonisti. E insomma diventa un personaggio all'interno del libro. E poi va a finire che intervista o prende contatto con alcuni protagonisti dei fatti principali. Ed è una tecnica narrativa fantastica, nel senso, come se in un film, come se in un western, con John Wayne o Humphrey Bogart, uno ne ha fatto di western, Humphrey Bogart, il regista, John Ford, diventasse un personaggio del western e andasse a parlare direttamente, facesse delle scene dove compare accanto a John Wayne. Così accade per Nicola La Gioia, che in prima persona, come Nicola La Gioia, narratore del libro, entra a far parte della vicenda narrata come personaggio. Quindi, secondo piano del libro, quello narrativo, quello autobiografico. Vi è poi un terzo piano. Su questo libro c'è una bellissima intervista in rete disponibile, fatta da Bruno Ventavoli, che è un grandissimo giornalista, il direttore dell'inserto Tutto Libri della Stampa, che intervista proprio Nicola La Gioia. E è un'intervista interessante, per chi fosse interessato la può facilmente reperire in rete. E Bruno Ventavoli, rispetto a questo terzo piano narrativo, dice che c'è un personaggio carsi, come è rimasta in mente questa definizione, ossia che ogni tanto riemerge nel libro con una sua storia e poi si inabissa per poi ricomparire in un altro capitolo. Questo è un turista olandese che è in visita, diciamo, a Roma e che ha tutto un suo percorso. E anche sono gli episodi che aprono il libro. Il libro si apre con un episodio del turista olandese, si chiude con un altro episodio dedicato al turista olandese e ce ne sono alcuni all'interno del libro. E questa è una storia nella storia, perché la storia di questo turista olandese apparentemente non ha nulla a che fare con la storia principale, solo apparentemente. E quindi c'è questo terzo piano narrativo di questo personaggio carsico, come dice Bruno Ventavoli. E poi c'è un altro piano narrativo che è quello dedicato a Roma. Roma non è solo l'ambiente in cui si svolgono i fatti e in cui viene raccontato tutto il libro, ma è un personaggio vero e proprio. Non è la Roma turistica, è una Roma, nemmeno una Roma di borgata estrema, è una Roma, un ambiente civile, un ambiente frequentato da romani, non da turisti. E peraltro ci sono delle descrizioni veramente molto belle di alcuni aspetti paesaggistici anche di Roma. Nicola La Gioia ha tutte le capacità e le frecce narrative al suo arco. A Roma, peraltro, è dedicato anche il titolo, La città dei vivi, ed è un titolo in antitesi col contenuto. Interessante la cosa, perché ovviamente l'argomento del libro è purtroppo quello dell'omicidio di Luca Varani. Il libro è particolarmente bello, secondo me, per gli spunti narrativi che offre nelle riflessioni dell'autore, che trasversalmente incrocia tutta una serie di argomenti molto interessanti. Incrocia, per esempio, l'argomento
di come la, l'opinione pubblica si interessi, il meccanismo attraverso il quale l'opinione pubblica, i giornali, i media si interessano a questi avvenimenti di cronaca e costruiscono talvolta anche dei mostri, proprio come in qualche modo meccanismo compensatorio dei difetti della società e delle mancanze individuali. Insomma, è molto facile che si scateni la caccia al mostro come esorcismo per le mancanze personali e le mancanze e i difetti proprio della società, colpire gli altri a livello sociale per non essere colpiti, la caccia al più debole proprio come rito sociale. E poi, per esempio, Nicola La Gioia parla in modo critico di una determinata determinato tipo di persone, se non delle caratteristiche di una generazione, senza però stigmatizzare la generazione in quanto tale, di ragazzi che cercano una scorciatoia per sognare il successo, per ottenere il successo che sognano nella vita, il colpo di fortuna, o non sono capaci a scegliere la strada dell'impegno personale e della fatica, e cercano di la loro strada attraverso la svolta che imprima al corso della loro vita un senso diverso. Poi si parla anche molto di sessualità, di trasgressione sessuale, della trasgressione in qualche modo come il meccanismo compensativo di una mancanza, come un rifugio per il fatto di non avere le idee chiare su di sé. E sono riflessioni sulla trasgressione sessuale veramente molto interessanti. Ma il tema principale resta quello della incomprensibilità del male, ossia di come si origini il male, e questo tema viene affrontato attraverso la ricostruzione di questo caso di cronaca. La motivazione del male sfugge, ci fa capire La Gioia, a delle scelte classiche in cui si manifesta il libero arbitrio, la volontà di nuocere di una persona, ma è una sorta di mix, di riunione di elementi differenti, no? Che hanno a che vedere con l'immaturità, con la pratica autolesionistica della trasgressione, e alla fine con l'impotenza, con i danni che genera la consapevolezza della propria impotenza. E poi c'è la presenza di un territorio oscuro in ciascuno di noi, che ciascuno di noi non conosce, e che in taluni casi si manifesta e viene fuori. Tutto questo mix di immaturità, di impotenza, di abitudine alla trasgressione come rifugio all'immaturità, il potenziamento delle proprie debolezze quando uno incontra un'altra persona, e come Manuel Foffo e Marco Prato fanno coppia e quindi potenziano le loro debolezze e la loro capacità distruttiva. Ecco, quindi non c'è una risposta alla motivazione, alla modalità in cui si origina il male. Ci sono degli spunti, delle riflessioni veramente molto interessanti che girano intorno a questi argomenti. A me il libro è piaciuto veramente in modo straordinario, vi faccio ancora rivedere la copertina, e
di questo libro vi consiglio caldamente la lettura. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo incontro.